Carissimo Monsignor Frisina, sono Carlo, ho 24 anni e sono l'organista del Coro Giovani del Santuario della Madonna dei Frati Cappuccini di Casal Pusterlengo, in provincia di Lodi. Quello che voglio chiederle oggi, approfittare quindi di questo spazio, potrà sembrare anche un po' banale. Volevo sapere quali sono le sue abitudini quando si trova a voler scrivere qualcosa. Per esempio, se le melodie dei suoi brani deve pensarle, inventarle, oppure se le vengono, diciamo così, spontaneamente, come se fossero una sorta di ispirazione. Se quando scrive parte dalla musica o dal testo, se utilizza un pianoforte, se butta giù una bozza a mano piuttosto che utilizza un computer, insomma. Volevo sapere un attimino le sue abitudini per tutto ciò che riguarda la composizione e stesura del brano. Grazie. Buonasera Don Marco, sono Sara da Ponzacco in provincia di Pisa e ho una curiosità da chiederle. Quando lei compone ha in mente già prima le parole oppure inizia dalla musica? Grazie e attendo il suo nuovo CD. Certo, è una cosa molto particolare, molto personale, ma ogni compositore ha i suoi metodi, i suoi modi, ma per me, soprattutto per quello che riguarda i canti liturgici, ho bisogno del testo, innanzitutto il testo, ma non solo il testo materialmente, ma lo spirito del testo, per cui se è un salmo penitenziale, se è una preghiera di lode, se è un canto d'ingresso, un canto di comunione o un salmo responsoriale, cambia il modo con cui concepisco la musica. E quando la scrivo, a volte mi è capitato anche sull'autobus, perché ho in mente il testo, ho in mente l'idea e cerco la soluzione. La soluzione può venire in tanti momenti, c'è una sorta di remota preparazione, no? In testa che poi esce fuori. Quella che viene detta ispirazione di solito è l'occasione in cui uno trova la soluzione, come quando si trova la soluzione di un rebus. E mi è capitato di scrivere anche temi dei film, a volte in autobus, anzi forse i migliori sono usciti proprio in autobus, quando uno sta fermo come un sacco postale, seduto magari con lo sguardo fisso vitreo, la gente penserà che sono matto, ma sto pensando questa cosa che ho in mente. Di solito porto un taccuino in tasca e nel taccuino annoto il tema o annoto la melodia e l'idea e poi ritornando a casa la sviluppo e la rendo matura, insomma. In questa maniera tante cose sono state scritte, sì. E diciamo che poi di solito preferisco a mano mettere l'idea, la bozza, perché materialmente è come se sentissi la musica tra le dita. E poi magari adesso col computer è più facile perché si può correggere, si può cambiare, poi la scrivo sul computer e sono abituato ormai da tanti anni con Finale a scrivere poi nel computer la partitura. Ecco, io scrivo sempre in partitura, ossia non scrivo prima per il pianoforte, poi per l'orchestra, ma subito in partitura. Questa è un'abitudine antica dall'epoca del conservatorio in me. Sono passati molti anni, ma da allora non ho mai cambiato, dopo più di 40 anni non cambio più il metodo.